La gestione del paziente settico si è modificata moltissimo negli ultimi anni, principalmente per due motivi. Primo, legato ai criteri diagnostici di sepsi che si sono progressivamente allargati e hanno portato ad un aumento della diagnosi di questa importante patologia. Secondo, è legato alle condizioni cliniche dei pazienti. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo aumento dell'età media della popolazione e molti dei nostri pazienti sono comorbidi. Questo cosa ha portato? Ha portato che la gran parte dei pazienti settici con diagnosi di sepsi, circa il 60-70%, in questo momento vengono gestiti fuori dalla terapia intensiva e in particolar modo in medicina interna, dove questi pazienti vengono curati tenendo conto di tutte le loro comorbidità.